Ormai ho capito. Cioè? Non so, però ho capito quello che volevo dire. Ma poi tutto ciò sta a riprendere. Sì, sì. Vediamo se è seduta pure loro. Dimmi Gotica. Gotica. Attaccata a Saratica, non si usa qua. No, no, non si usa. Ah, per questo... fortuna. Poi ce le devi insegnare un paio. Cosa nuota? Laggiù. Laggiù c'è qualcosa, non so cos'è. E quando riemerge forse te lo riesco a dire. Probabilmente quello laggiù, forse tu con l'ingrandimento riesci a prendere bene quello giù o quello lì o quello giù. L'ho ripreso, non ho visto se c'aveva, praticamente c'era tipo una specie di cresta qua dietro, non si vede bene. Ah, poi c'è il sole sul riflesso della cosa, no, e poi soprattutto lì. Perché sono andati sotto. Pieno di pesci pure. Là che nuotano. Sì, 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 anche perché qua comunque la pesca è vietata. È vietata qua la pesca. L'altra parte invece sì. Quella dove stava ultimo dovrà pescare. Dove stanno. Dove è la, quello là è uno sbasso, penso, eh. Si chiama. Penso sia uno sbasso quello laggiù. Non lo vedo bene da qua perché non ho portato. Eccolo. Ma un poveretto. Prendisci un po'. No, più di così non va. Faveri, faveri? È andato sotto. È andato sotto, penso sia uno sbasso maschio quello là. Sono proprio tutti uccelli tipici di questo lago qua, cioè di questo lago, di queste zone, perché sono abbastanza diffusi. Laggiù questa è la libellule dei Sanpei. Ma rega veda, ecco dentro la cosa. Eccolo. È pieno di pesci infatti, io. Laggiù c'è qualcosa che si muove pure. Sì, ma anche qua c'è qualcosa che si muove. Ce n'è qualcun altro, cavallo? No. Ti sei messo vicino agli amici uccelli? Questi punti d'avvistamento sembrano quelli di Tevere Farfa, della riserva simile a Tevere Farfa che sono andato. Vabbè. Muoviamoci magari anche. Sì, sì. Quello... Però io farei una foto. Faccio una foto? No. Guarda, c'è un'impressione. Un'impressione. Del tipo? Tutti sti pesci. Devi fare pescare. Parecchio. Non lo devi fare però, eh. Non si può. Non si può, è riserva. E sti pesci? No. Non si vedono più. Oh, Fabio, segna nessun nome, Erika Formichetti, che ti ho cercato una fila. Guarda. Aspetta, la mettiamo nel video, che te devo dire? Come si entra? Vabbè. È qua? Allora. Ma riprendi, io non voglio di niente, non c'è niente da aggiungere. Passi la scopagliora alias Erika Formichetti. Tagliamo ora parte magari dopo? No. Sì. Ora, come no? No. Ora, signora Erika Formichetti, perché non si è venuta? Perché? E dopo tu gli salti addosso. Poi c'è Valerio che è mai. Ci sa tutti i problemi che ha legge di Valerio. Esatto. Io dopo ieri sera non salto più addosso. La conosco personalmente, tra l'altro, questa ragazza. Sì. Mirko! Vieni qua! Vieni! La conosco personalmente! Ma è di nome e di fatto? La conosco personalmente. No, ma perché questa è mia cugina che ci ha scritto così, chi alla per culo. Vabbè, allora ragazzi, e allora non niente da fare. È pure brutta figura con l'amica di Matteo. Una ragazza molto tranquilla, io la conosco. Allora per di là. Ma c'è dentro anche lei. Qui si ritorna sulla terraferma. Essenzialmente l'altro capanno non si vede né più né meno di quello che abbiamo visto qua. Quindi non lo so.
se vogliamo vedere. Dici se dici... te, dici te. Guarda, se no possiamo. Possiamo andare terme che stavi a dire. Guarda, prima. Le terme si vedono da qua e se volete ci arriviamo. Che è Cotiglia, no? No. Cotto che? No, Cottorilla. No, no, le terme di Quinto Asio sono delle rovine. Ah, delle sono terme romane, terme, penso. Perché io a una certa devo anche andare. A che ora devi andare via? E per le 5 devo cercare starrieri. Sono le 4 un 4 muovo. Mirko, vogliamo arrivare a vedere le codiglie qua? Allora, Anna, andiamo. Vaglie con codiglia. Jacopo, la lampada? Fammi a cambio. Per camera. Allora ragazzi, prossima destinazione, così metti in pausa fino all'arrivo. Matteo? Sì. Prossima destinazione, così metti in pausa fino all'arrivo. Prossima destinazione, forse, se riusciamo ad accedere alla strada, lo scopriremo dopo l'interruzione. Bravo. Così lasciamo l'angolato. Lo scopriremo dopo. Cioè, è un genio. Anche il gruppo Viaggio alla scoperta della Sabina e la sua associazione hanno purtroppo problemi di natura economica e necessitano quindi sostanziali offerte. Perché e qui terra? È perché non voglio far vedere una sorpresa. E adesso lo stacchetto pubblicitario al giorno. Ciao. Ciao. Cazzo ben chiuso. Questi belli, mettiti al culo. Allora, andoiemo. Allora. Impavido e coraggioso. Imboglioniamo tutti. Piano che te stai a qua, appunto che aspetta. Noi non sentiamo dove. Qua mi serve una mano, vale. Ci penso io. Gentilmente. Allora te, ecco tutto fisso. All'Aquila. No, io all'Aquila non ci sono andato. Non ci sei mai andato? No, magari. Però t'ho visto io qualche volta. Non so. Guarda, ai viaggi. C'è andato lui? Dopo quando sei andato c'è stato il terremoto. Infatti. Attenzione, ma è chiro. Ma folle. Ma hai visto, che ne so, la Sapienza. Che fai lui? Dopo te lo passo, io e dopo me lo ridai. Che fai? Ok, no, no, ma sono un attimo, te stavo a come? No, adesso mo lo faccio per aiutare lui e poi dopo. Oh, riprendete, questi sono atti di coraggio, ne abbiamo fatti tanti, io ne dico. Ecco. È una figata. Eri tu, nel frattempo ti racconti la leggenda. La leggenda era. Detto c'era una leggenda. Simona, riprendi. Simona, sì. Eccomi. La riprende? Sì. E il posto dove vi dicevamo dove saremmo andati dopo, ho fatto una consecutio temporum un po' così. È praticamente questo edificio fatiscente che non sarebbe nient'altro che la casa dove abitava diciamo il custode del corso d'acqua prima che fosse edificata l'impianto idrovoro. Qui veniva regolata manualmente la portata del fiume, praticamente. Questo facciamo come Wikipedia, senza fonte, tutto scritto in rosso, senza bibliografia, capito? Quindi mi avvalgo della facoltà di dire qualche. Ok, chi è che mi ha dato la mano? Bravissimo, castroneria, per non essere volgari. Aspetta. Regà, regge, okay. Ma per stare a na. Qual è Chi la fai? La leggenda, vediamo dunque. Ti serve una mano? Leggenda vuole che. Vai, vai piano, tanto i rovi non ci dovrebbero più stare. Il custode, diciamo, che dal gomito abbastanza poi io posso alto, libero. Okay. Una sera d'inverno. Sai che mosca valco? Si è uscito completamente ubriaco da un'osteria qua vicino. Probabilmente anche l'osteria del mio bisnonno. E abbia tagliato per il lago e l'hanno ritrovato a casa e praticamente lui è tornato a casa perché il lago era completamente gelato. Ah, sì, attraversato il lago. Sì, sì, per sottolineare quanto praticamente era ubriaco. No, a parte quanto era ubriaco, quanto potesse essere freddo o quanto faceva freddo. No, veramente, cioè questo è una leggenda, però era un clone questa qua. Infatti vedi com'è ridotta. Ma qualcuno è entrato? Sì, è entrato Mirko, mo gli portiamo pure la camera perché vuole riprendere. Mirko, ma che c'è dentro? Vai Simone. Come si dice a Castello quando uno un saluto per Viaggio alla scoperta della Sabina. Io della tua D5000. Signora, saluti per favore, ci saluti. Ciao.
Grazie. Tu viaggi alla scoperta della Sabina. Esatto, un gruppo Facebook. Associazione Ollus. Adesso sì. Sta arrivando, dobbiamo andare a portare film. Vai Mirko. Guarda che mazza su Mario. Capito, sì, l'ho visto pure io. Camino. Un tavolo. Sì, sì. C'è San Camino qua. Qua stanno i mobili. Oh! Arrivo! Dica? Ciao bello! Ciao, aspetta che ne vedo! Ma che c'è dentro? Sta un tavolo! Un mazzato mare grosso? Vediamo un po'. Questa uccello si chiama Pogliana. Sì, sì. Dunque questa casa sicuramente è stata, penso, dimora di una famiglia fino a non molti anni fa. Penso una quarantina di anni fa, perché al suo interno, e credo che interno ormai non più accessibile, c'era un calendario risalente agli anni 70. Almeno questo fonti di famiglia. L'ultima volta siamo stati qui tutti insieme, quando eravamo piccoli con dei parenti. Sareda! Vediamo un po' se riesce a entrare. Esploratore! Esploratore sotterraneo! Ecco, abbiamo bisogno di mettere a repentaglio la tua esistenza. Ingegnere, per vedere se tieni! Che c'è meno per porta! Ah beh, buono! Allora è buono! Ma io vado a stancare, io sono l'ultimo! Io qua dentro ci sono all'esterno e basta! No, vabbè, tranquillo. Parecchio pericolante qua, eh. Comunque, se la riprende, sì? Sì, sì. Comunque, ecco, Oh! Una cosa, stava a cagassa, pezza di merda. Che è? I gufi quelli bianchi. Gufi, c'è un gufo. Mortacci, sua, da qua porta è sbucato, è nato da qua. Mortacci sua. Non mi sa che era un Barbagianni, però. Stava sopra sta. Ha cagato pure sta merda. Dove? Infame, qua ha cagato. Cazzo, per mo' viva pure sta merda. Eccoci, siamo bagno. Dove si è spostato? Stava sopra qua la porta. Mm-hmm. È andato da qua. Comunque parecchio pericolante qua. Sì, sì. Esploratore, gli da si fai? Attento. Che dopo? Aspetta che vado. Ma dove è sopra? No, no, sopra non si può andare. Il soffitto di sopra è sfondato, secondo me. Vai. È risticato, eh. No, vai, te lo reggo. Vai, che te lo reggo. Il soffitto si rovede troppo pericolante, forse tutto sto verso. Regale, l'ho beccato un bel itinerario. Noia. Certo, mo l'ingegnere non ci può dire se regge e se ti regge, no. Secondo me tanto no. Un pezzo già calato. Una boccia. Qua dentro ancora c'erano dei resti di un liquido giallognolo. Liscio. Probabilmente liscio. Forse qua sono d'accordo con la sua. Queste sono. Ormai penso tutto quello che trovate è tutta roba lei. Che è quel cazzo questa laggiù? Che? Ha un mattone che? Ma quale? Quello da nero. Fare una cima. Che è? Una fascetta con filato dentro due pezzi di ferro. Comunque penso tutta sta roba che sta qua è roba abbastanza vecchia, eh.
Di sopra non penso sia proprio possibile salire. No, di sopra è impossibile perché c'è sta scala a legno che è rotta. Il legno è proprio marcio, il soffitto è crollato e l'altra parte è completamente pericolante. Sì, dove cazzo andiamo sopra? Sì, sì, sì. No, comunque penso sia appartenuto a una famiglia di contadini. Perché comunque questa è una casa stata abbandonata, penso, anni 70. Anni 70. Voilà. Vai, vai. Vabbè, poi dietro, a parte dietro che vedi, con tutto pieno di rotte. Niente, dietro c'è, mi sa che c'è sta il coso. Dietro c'è stato tanto lo sterillo. Ah, andiamo a portare galline. E quindi niente. Comunque non so prima come fosse la zona. Cioè, mia nonna ne saprebbe sicuramente una descrizione abbastanza dettagliata, perché quando era ragazza lei questo posto era abitato. Sicuramente. Questo è stato proprio completamente abbandonato. Comunque, vediamo se riusciamo ad andare laggiù. Ferma, ferma. Lo fai, esploratore lo coraggioso, dai, esploraturu, andiamo. Vieni. Ah, che è? Lo schifo, prendetela. Incontri ravvicinati con tutti tu vuoi. Sì, sì. Ah, ancora qui, dottore. Ticca, andiamo millimetri. Vado dritti. Una crocevia con una madonnina. Ma è praticabile, perché io sto a toccare in maniera paurosa. Ci vedi, ciao cagnotto. Fabio, cagnotto. Dove siamo? Beh, alle Terme di Caracalla. Sì. Non è vero. Sbadiglione. Compare zippito. A me non piace. C'è cioè, col tuo cane. Sì. Compare zippito. Ciao. Vado dove? C'è... No, è tranquillo. Tanto goccioloso. No, non salta nemmeno perché è troppo, quindi. Eh sì, anche io voglio bene, però sono qua. Allora, se vuoi iniziare la ripresa. Già fatto. Ed ecco qua le